Pronto? Ma chi cerchi? Io mi chiamo Oreste, so cui non pagare le bollette. Voi ci sta moglie, ma Teresa, ma non te la passo perché per come c'è Teresa, per domani non siete ancora finito. La sofisticata di figlia, ma Claudia, oggi non c'è, sta all'università a Milano. C'è Matteo, figlio mio, se vuoi parlare con Isu, ma tanto a mo' starà a dormire. Capirai, non c'ho voglia di fa' con. E poi ci sta la ballosa di mamma. Ma tanto che te ci faccio parlare a fare, sorda. Ma tu, che numero ci hai fatto? Allora sei sbagliato. Questa è la famiglia Mastrigio. Li colloqui con i genitori. Ma fammi capire, che c'hai da fare? Non c'è putigni tu? Oh, mica ci posso gli sempre io a fare figuracce. Tu non ci sei tu mai. Vanne, vanne. E poi io dopo faccio gli pia a mamma da sua parrucchiera. Ci vengo io a pigliarla. E vanne, vanne, ore. Non mi fanno guetà. E coglioni. Matteo! Matteo! Te ne va? Andiamo, forza. Togliamo. Dalla scuola, tu. No, va, che palle, io non ci voglio venire. E lo dici a me? Hai già avuto un sacco di fame, tocca venire a fare figuracce con i professori. E beh, io che ci vengo a fare? Perché se mi dici che vai male, te dai un scopezzo. Allora mi ammazzi le botte. No, no, io non ci vengo, non ci vengo. Cammina, Iemo. Così mi fai pure una fila, che mica posso stare 5 ore su. Prima Iemo e prima veniamo. Mamma mia, quando era meglio in fabbrica, guarda. Dai, Iemote, te lo dico io, era meglio la fabbrica. Senti, non mi caccia ancora la storia della zappa, che c'è andate che la dici, eh? Mettete su un betto, Iemo, se no la zappa sulla testa te la dago. Che è, quello professore tuo? Quale, quello? Quello con i baffi. Sì. Ci sicuro? Non mi fa fare la fila per niente, eh? Ma allora, mica sono stupido. E conoscerai, professore, eh? Non ci vieni mai, può essere che tante volte non te le ricordi. Sti figli, porco due, te fa tribulare, guarda. Lo so. Lo tuo che classe fa? La terza. La seconda. Scusa, eh? Ma fa la terza o la seconda? È la terza volta che fa la seconda. Ah, l'ha bocciato. No, gli ha fatto un abbonamento. Lo sai che gli ha detto un professore? Matteo, la pensione se piglia all'Inps, no, ecco. Ah, è tutto uguale, sa. Un mio pure, non c'è voglia di fare cosa. Quest'estate era io tuffati su un chalet. A gli piaceva, si è cambiato un po' di soldi. Però io sono detto, neanche studi, se no non c'è un diploma. Dove vuoi gli? Che ti metti a fare? Un muretto? Lo sfardì? Oggi se vuoi fare lo scopì pure, se non c'è un titolo per studio, mica c'è pure gli. Eh no? Non è come nota. Comunque io gli dico sempre, un buon mambo di gira. Ah, io la porco due. La penna, pesa meno della zappa. C'hai proprio ragione, guarda. Anche se oggi un lavoro non si trova più, sa. Il più grosso ha studiato architetto, ma ha 4 anni che non gli ha cagato un posto. Ha detto in Australia. E che vuoi fare? Mi ha detto, vabbè, ecco non si trova, che cazzo sta che fa? Là pare che è meglio, certo. Ha dovuto fare i sacrifici, Però, insomma. C'ha ragione. Gli mi essere un gormo. Suo governo è già ridotto male, guarda. Venite ma tutte fuori, ecco c'è rimasti solo gli stranieri, fatica. Ma che te va, scherza? Era meglio quando era meglio. Io mi ricordo quando ero venuto dalla scuola a piedi, perché che te c'era pulmino, la corriera, va tempo. Ah, c'era la buona mamma che mi diceva, su, forza, andiamo a parlare le pecore. Pusivo la cartella e gli avevo i gambi. Zitto, perché io no? Però che co ci siamo avanzato, Siamo fatti i sacrifici e ci siamo messi da parte che co. E adesso in sussidi politici si è mangiato tutto, che gli bozza via un gorbo. Ci sta a fare rivoluzione, non può essere che gli andi si ammazza. Che se moresse loro dove fame, che con tutti i soldi che faccio si strembia. Poveri noi. Ah, questo, azzeccano. Ti saluto, Sì, ciao. Io devo andare da Luagno, va. Domani, vieni qua. Ci vai dopo la Luagno. Metà ne va, ce ne puoi dire, vengo subito. Ti bozza via un gorbo, guarda. Buonasera. Buonasera, professor. Io sono Oreste, Mastrigioni. Ah, sì, Mastrigioni. Prego, si accomodi. Sono venuto qui perché per solito matematica era meglio di materia, capito? Allora se parto da lo meglio, dopo è tutta discesa. Ha ragione. Allora, vediamo un po'. Come va allora, figlio mio professore, lo Stusomaru? Vediamo un po', bene. Lui va bene, che le devo dire, sì. Meno male, non ci posso credere. Qualche voto un po' basso, ma niente di che. Sono 6, quindi siamo comunque sulla sufficienza. Fresca, va bene allora. Sì. Sì, qui abbiamo un 7, un 7 e mezzo. Addirittura su un compito mi ha preso 8. Direi che la situazione è accettabile, insomma. Che me va? Ciao, professor. Ciao, Matteo. Che ci fai qui? Ero io là al bagno. Ma poi mi sono voluto portare per forza oggi. Ah, lui è tuo padre? Sì. Ah, fatto bene, signor Mastrigioni.
Che sbadato sono. Ho confuso la riga con Mastroianni. Bebani è strano. Miseria. Guardi, suo figlio, se posso usare un epiteto, è un somaro. Ah sì? Dove vai? Vieni qua, cammina. Aia! Frequenta poco la scuola. Qui abbiamo un 3, un 2, un 4. Il voto più alto che ha preso è un 5. In pratica, signor Mastrigioni, se suo figlio andasse a lavorare in fabbrica, non sarebbe per niente male, visto e considerato che è il terzo anno che ripete. Visto? Che te l'ho detto, va? Stai zitto, somaro. Guarda le figuracce che mi fai male. Aia! Sai che te dico, professore, se c'è nimone, dai in quattro scommesso. Perché io qui sono in fabbrica e non c'è un anno. Se devi diplomare e basta. A costo ne vai a pigliare la pensione, codendo. Come vuole, signor Mastrigioni. Del resto, come si dice, la perseveranza è la madre del successo. Speriamo, insomma, che questo somaro migliori con il tempo. Somaro, ci sarai tu, professore. Matteo, ma cosa dici? Andiamo, cammina, somaro. Aia, un professore già ragione. Scusa, professore. Su. Buonasera. Buonasera, buonasera. E muovete, cammina. L'amica inglese. Oh, ma... Che vuoi, Matte? Io ancora non so capire una cosa. Ma se questa dorme sulla camera mia, io dove vado a dormire? E fuori? Dormi là a letto con nonna, da. Sì, e qua non dormo. A ronfa come un trattore. Per non parlare se gli si lascia che pera. Oh, Matte, se vuoi dormire fuori, fa come te pare. Sarria. Almeno villi la notte non baia e non ronfia. Tere! Che è, Assundi? Chi è che da venì? L'amica da Claudia. Perché viene a dormire qua? La cacciata da casa? Non c'ho i soldi per in albergo, nonna. Ah, sì? Ne viene da fuori, Assundi. E state zitto, Matteo. De fuori? Sì, è inglese. Allora parla snieroco. E se è inglese, parla inglese pure tu. E chi lo capisce dopo? Ci parla Claudia, la coesa, la usa l'inglese. Piuttosto, Matteo dorme con te stanotte. Ah, sì? Vabbè, che mi importa? Certo no. A te che te frega. Tanto tu dormi. E là di che non vai a dormire. Perché? Che so fatto? A rompi, nonna. Ma state zitto che non è vero. Quando eri frigo già dormivi sempre con me. Cioè facciamo certe dormite. Ma sarà. Io mi casco sempre sonno. Per me c'ho gli giorni irretrati. Che c'entra i soldati? Sì, i soldati. Buonanotte. Andiamo, vai a dormire? Oh, nonna. Alle 8 che cazzo vago a dormire secondo te a quest'ora? E che te saccio? Domattina devi iniziare presto per andare a scuola. Ma domani domenica, nonna. Prima di mezzogiorno io non mi smando. Tu per le 9:30 la mattina, se non stai sveglio, te rompo l'osse. Mamma, siamo tornati. Come on, Jordi, take a più. Oh, mi senti restumidito dentro la macchina con questo inglese. Che palle, papà, sempre a lamentarti. Ciao, mi chiamo Teresa. Hi, nice to meet you. Che c'è, Ludicchio? E dai, mamma, non cominciamo, eh. Se devi dirgli qualcosa, dillo a me che gliela ripeto in inglese. Lei non sa una parola in italiano. Oh, chi è sa bella figlia? Un corpo che figa! Matteo! Tanto non capisce! Io però capisco! Hi, my name is Matteo! Hi, I'm Jordi! Sparisci, Matteo! Matteo, è meglio da canale valigia che fa un guindare! Il corpo ci sarà ficcato! Ficcato? Don't worry, it's a dialect! Ah, ok! Io che faccio? Un facchino, fammi capire! Di solito fai uno stumolo, però a te per fare che cosa diverso fai un facchino! Che palle! Jordi? This is my grandmother Assuntina. She's a little thief. Ciao. Ciao, cocca. Come ti chiami? Si chiama Jordi, nonna. Sordi, come Alberto Sordi? Jordi, nonna, non Sordi. Giorgi? Jordi. Vabbè, lascia stare. Io Jordi, mica capisco cosa quello che dice. Perché io lo capisco? A parte che tu, manco l'italiano, capisci tante ode. Lo dici tu che non lo capisco. Può essere che mi sfallisce che cosa? Perché l'andesa ormai non è più come prima. Però capisco, capisco. Oddio mio! Ma che c'è visto dentro ste valigie? Ma che gormo ne sai? Dai da Claudia! È chi da sulla camera, mi pare! Toma, portami in bolla la camera! Adesso, te paria! Oh, Cla! Oh, what the fuck? Ah, porco due! What are you doing here? Che gnocca! Go away from here! Pervert boy! Ma che succede, Matteo? Che ci fai qui? Vieni via! Aia! Ah, mi fai male! Fermati! Ma che ci facevi lì dentro? Jordi, si stava cambiando! Come che faccio? È la camera mia! Ma manco già passo un po' qua! E poi ero venuto per tagliare le valigie! E perché non sei uscito quando hai visto Jordi mezza nuda? E che so, scemo? Ma non mi recapita più! Cretino! Aia! Vattene via di qui! Aia! Jordi, it's okay? So sorry for my brother. He's an idiot. Oh,
Che erano tutte nelle moge? E niente, mi sono buccato dentro la camera e ci stava l'amica di Claudia, mezza nuda, attaccata a strilla. E ben che ci si buccano a fa? Non siete tu da portare la valigia, e poi la camera mia. E bella, si vista nuda? Quasi. Che si è visto? Se gli do vedere quella nuda? Zozzo, se fa queste cose, nonna? E zitta, nonna, che palle! È meglio da qua, cammina. Lave me ste zucchette, così prepareremo cena. Oh, ma non ci sta nota che non ci sta niente da fare? Sì, quando dormi. It's the most important city of the United States. It's a beautiful city, yes. Qua, mangiamo. Jordi, te mangi le zucchette? What? Do you like squash? Yes, I like it. Calito? Sì, ha detto che gli piacciono. Che mi vuoi, passare sale? Salt. Give. Salt. Fuck you, stupid boy. Calito? Ce l'ha con te, cretino. Dopo quello che hai fatto non credo ti rivolgerà più la parola. Oh, guarda che dormi dentro la camera mia, eh. E zitto, sfacciato, magna, cammina. E a me mi tocca dormire con nonna, che tra loro un viale scorreggia, mi fa stare con gli occhi spalancati tutta la notte. Invece tu dormi tranquilla sul lato mio. What? What un pezzo di cazzo. Oh, Matteo, fatela finita, eh. Che le tutte queste parolacce? Tutto sto casino perché io sono visto mocco davvero. E che sarà mai? Sarà come quel ladro. Ah, allora la sinistra è nuda. Oh, mamma mia. Vabbè, perché si è consumata? Ah, io si è vista la vergogna. Ha fatto me, angazzasse. Che figura ci fai fa? Mi salgono tutti le palle. Io vado a dormire senza mangiare. Oh. Mettete in sedere, cammina. No, mi vado a mangiare, con lo sonno. Perché dopo quando viene quella non mi fa dormire. Ah, chi dice a me? E tu sbrigati, gitti via, che io non ne sopporto più. Smettila. Quando vai al bagno, chiavete, perché se poi con la dentro mi cavo le calze, dopo sai come strilli. Matteo, smettila. Matte mia, sboccacciato. Vieni a fanculo. Facciato. Tutti quanti a fanculo. Ma ne dormi, insomma, per notte in mezzo le botte. Porco due, cammini, eh? Lugheva Baru. Ma quando manca, ore? Me lo si chiesto 10 minuti fa. Manca quello che manca. Mica sono padre eterno. Che te saccio? Io non mi sento più le zampe. E poi te porto una fiacca. Io già ho una fame che me se porta. Ma non ci potevo fermare anche parte a mangiare? Io quando vado a casa col cazzo che cugino. Pure io già ho fame. Sì, andiamo a spendere i soldi. E infatti mo spenderemo i miliardi per mangiare. Ma già abbiamo tutti fame. Tu, Matteo, non c'hai fame? Matteo! A dorme! Matteo! Matteo! Che è successo? Che dormi? Ma che sei matta, ma? Mi fai via un corpo? È 3 volte che ti chiamo! Ma se dormo non è che sento, eh! Che vuoi? C'hai fame? Prima veramente c'avevo sonno! Ma mo che mi sei svegliato sì, c'ho fame! Perché? Io nonno da dove avevo fame e parto non si vuole fermare per mangiare! Chissà quando manca ancora per di casa! Poi io non è che quando andiamo a casa mi metto a cucinare, perché non ti fermi, va? Non potevamo spendere i soldi. Ma ci fermiamo più a bambino, mica dovevamo mangiare un porco. Visto? Stavo da figlio, tu già ragione. Fermi adesso, va. Ma tu? Logo sta lo furgo, mangiamo lo che va. Che mangiamo? E fermi adesso, sì. Fermi adesso, sì. Così calo che non gliela faccio più. E fermi. E fermi, ora, fermi. Che palle facete, porco due. Ma che se mangia, ecco? Lo che va, beh, non si è mangiato mai. Ma che te, Matteo? E quelli panini falsi, indiani, arabi, che colpo te saccio, è buono, ma fidati! Ma che robaccia te? Non è che è la carne di cane, no? Ma vanne, ma... Ugliati siete fissati! Oh, povera me! Le zampe! Mi si è gonfiate! Aspetta, adesso andiamo, in modo ti aiuto io! Oh, mamma mia! E qua, dai! Oh, povera me! Dai, che chiudo! Aspettate! Ciao! Ciao, amico, dimmi tutto! Ciao! Ciao, signor! Che fai, 4 kebab? Sì, ma mangia subito o porta via? No, no, mangiamo subito! Ho sta fame! Prima mangiamo meglio te! Ma che mangiamo? Lo panino, sondì! Lo panino? Sì! Oh, papà mia! Senti, ma che roba sarà su kebab? Che è su zippurito, adesso? Questa è carne, signor! Arrosta! Che ne dai con un frullì? E sì, tu va! Che te saccio, che è il fregno? Questo è il coltello elettrico per tagliare carne, signor. Ma non avete mangiato mai questo panino? Ma vanno un po'. Noi altri mangiamo la roba di casa, figlio. Voi che carne è questa? Questa, signore, è carne di pecorello.
pecorello. L'agnello. Agnello, mi sono sbagliato. Ma se tu buio... Io pensavo che era di porco. No, no, signore, io un musulmano non mangio carne di porco. Ancora pure. E se non mangiano porco? Perché è questo? Faccio per te? No, no, dallo a nonna che c'ha fame. Che ci metto, signor? Che ci mette? Perché non ci metti la carne? Pure salsa, signor? Pomodoro, cipolla, maionese, yogurt, insalate. Dimmi tu, signor. Che ci vuole assondire dentro la carne? Niente, niente, che ci metti? Come niente, signor? Fa schifo se non ci mette niente. Sa proprio di votello, di coso che non sa niente. Non ci voglio cosa. Fa come ti pare, signor. Chi ti dice niente? Magna come ti pare. Tu paga. A te che ti ci metto, signor? Facciamo prima donne che strane. Metteci i pomidori. Cipolla pure, signor? No, no, metteci il fronte d'insalata, semmai. Che ti ci metto? Fogne, signor. Ma che ci dite, signor? Si è bevuto vino? E dai, metta su. Ecco, signor. Ti ci sono messo pure un po' di carne di cane, signor, va bene? Scherzo, signor, scherzo. Io scherzo, non ti impauri. Il cane è dato alla signora. Che schifo! Oh, nonna, che fai? Assondia, scherza. Che scherza, un gorbo. Che schifo. Te mostra, zitto. Guarda che ha fatto, l'ha buttato per te. Adesso questo è un rubaio, Come non paga, signor? Tu sei comprato, vecchio ammuscicato. No, no, io non te la con, così mi rifarò stumido. Tu paga, se no chiamo la polizia, Chiama un po' chi ne pare. Iemo via, io forza, via. Oh, ma io non sono mangiato. Mangi la casa, zitto. Sì, ragazzi. Questo non me lo dai? Signore, non paga, io non ti do un cazzo. Sfacciato. Fatto me. Dico a te, ignorante. C'avevo fame, non mi si fatta mangiare. Mangi in casa. Ma la sputa ti stanco pure tu. Onda cammina, ignorante. C'avevo fame, oh, stronzo, stronzo, stronzo. Lo primo dell'anno. E che vuoi fare? Tiriamo avanti, via. La ciacchi ci sta, quelli non gli vuole fa cosa. Auguri anche a te, sì. Grazie, te saluto. Ciao, ciao, ciao. Oh, Nuri. Grazie, figlia, grazie. Ma ne faccio una cosa? Sì, pure tu. Grazie, ciao, ciao. Con chi parli? Con lo papà. Parlo con Norina, le fa l'auguri di buon anno. Sul telefono non ci vogliono fare in busa ogni tanto, se no sei guaglia. Che parla, che fai? Hai chiamato questa, mica sto chiamando io. Ti hai chiamato o chiamato, non me ne frega. Ma vanno a fare che cosa? Che sonno. Perché ti sei iniziato presto? È le 11:30. Che devo gli faticare? Che palle che fai? Mamma! Che regra? Dov'è la camicia che ti avevo detto di lavare? Adesso vicino Luca mi. Mi raccomando, non la rovinare, ci tengo un casino. Me l'ha regalata Beatrice. Falla su casa, dopo te la stiro, così la picchi. Matteo, dove vai? Ma con la fo. Ma dove vai che te mangiamo? Alle 11:30, che mangiamo a te? Ancora non si è cucinato. Vedi, non so tante queste case, che dopo devo andare là, Matteo, porta a mangiare gli animali. Oh no, non mi raccomandare sempre. No, questo è per un gatto. E questo è come un gatto. L'ognuno da tutto, un gatto, Ah, io ne bocco, dopo io lo metto in una credenza vicino alla vaschetta. Vabbè, vabbè. Capito? Sì. Billy! Billy! Vieni? Stop! Mangia, mangia! Piano, mangia piano! Pallino! Vieni, pallino! Ma che è? Porca, un petardo! Mi torno, è scoppiato! Va, Nandro, Non lo coglio. Matteo! Matteo! Che è, ma? Portate qua l'altro Samarì! Sì, che palle! Pronto? Oh, Andre! Stai qua a casa, che fai dopo? Vieni qua, sono trovato due petardi grossi che non ha sparato, poi speriamo. Ma che pericoloso, che pericoloso! Andrei, sono puntuali con un fazzoletto di carta così si asciuga, perché eravamo umidi. Vabbè, ci vediamo dopo. Ciao, ciao. Matteo, va a tornare la cammina. Sei andato a mangiare Luca? Sì, nonna. E Luca tu? Sì, no, ho mangiato anche pallino. Che glielo sei dato tutto a mangiare Luca, no? No, ma che palle che facete?
se me lo dovete fare da sturare, perché non ci devo andare da mangiare animali. Rispondi a Cristiano, se no te lo dà con Moccato, Dove sta la padella? Che padella? Quella dica! Ah, mi è rimasto là fuori. Visto? Somaro, vai a pia, cammina, se no capace con un gatto ci mondo la lecca tutta. Che palle che facete, non potete stare senza che mandiamo ogni 2 minuti, Che si mangia oggi? A pasta in bianco. Che stiamo male? Ah, non lo so, ti giorni ti sei mangiato tutto il mondo e quell'altro. Se non stai male te è un miracolo, Ma state zitta, ma sempre controllare se si mangi o non mangi. Tu controlli se uno telefona o non telefona. Ma vanne, vanne. Oh Marco, ogni suo spano passa per terra. E butta il tuo fazzoletto là in fuoco. Sembra su mezzo una scena di fazzoletti sono da munire, guarda. Ma non mi pare che ci sono visto io, boh. No, chissà chi ce l'ha visto. Nonna, nonna. Che corpo è successo? Nonna, stai bene? Oh mamma, mi è stata la botta. Dannazione, la camicia. Ma che avete combinato? Io niente, sono buttato un fazzoletto che stava sopra da munire. Oh. C'è stato? Tene, corri, apri la finestra, che sto fumo è besta. Togli il fazzoletto che stava qua sopra, c'era di petardi. Che c'era? Di petardi. Porco due, venne qua, sto Matteo, hai rovinato la mia camicia preferita. Scusa, ti ammazzo, cretino.